Oggi vi recensisco le mie matite preferite. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e ben trovati sul canale. Primo video effettivo del 2018, nel senso che entriamo nel vivo delle argomentazioni importanti su Arte per te. Ci ritroviamo come primo video dedicato all'arte con un video dedicato alle matite colorate. Quest'anno in tantissimi state partecipando al corso di disegno che tengo su Facebook e di questo vi ringrazio tantissimo perché sento il vostro affetto e vi vedo crescere in maniera esponenziale, sono contentissima. E in moltissimi mi fate sempre la domanda: ma quali sono le matite migliori? Quali sono le matite che usi tu? Bene ragazzi, le matite migliori non esistono perché ognuno ha la sua matita preferita, ma sicuramente ci sono delle matite che aiutano moltissimo nello svolgimento del disegno. Sicuramente voi penserete, sì, ma chissà quanto costano, e invece no, perché molto spesso le cose migliori hanno un prezzo normalissimo. Oggi vi parlo infatti di quelle che sono le mie matite preferite, e da sempre, da quando studiavo in accademia, erano le matite che mi accompagnavano durante i miei studi, e sono le Stabilo Aquacolor, queste qui, che trovate facilmente anche nei supermercati, nei negozi di belle arti, in molti negozi di elettronica, ci sono dei corner, in molte librerie ci sono dei corner Stabilo. Bene, queste me le ha mandate la Stabilo su mia richiesta, perché come sapete io collaboro con la Stabilo da un pochino di tempo, ma non mi avevano mai mandato le Aquacolor perché sono un prodotto talmente famoso e talmente conosciuto che sicuramente non hanno bisogno di rilevanza mediatica, però io che le conosco e so quanto valgono ho chiesto: ragazze, scusate, che potrei avere qualche confezione di Stabilo Aquacolor da mostrare ai miei iscritti per far capire l'importanza di queste matite? E la Stabilo, nelle persone di Sabrina e Magda, a cui mando un grande bacio, grazie ragazze, mi hanno mandato queste confezioni di matite colorate, le Aquacolor, come dice il nome, delle matite acquerellabili, ma che sono bellissime anche per il lavoro a secco. Ora vi faccio vedere come colorano, vi faccio vedere come acquerellano e poi ne parliamo insieme. Ed eccoci pronti per recensire i nostri Stabilo Aquacolor, i miei colori a matita preferiti. Sono stati i miei primi colori e sono stata fortunatissima perché mi ci sono trovata davvero davvero bene. Cerosi, pastosi, coprenti, sovrapponibili, ora li vedremo insieme. E ho una stupenda notizia per voi: alla fine di questo video sorteggerò un pacco di matite colorate Stabilo Aquacolor per voi, in modo che possiate provarle e darmi ragione, perché su queste io non ho dubbi. Tra l'altro hanno un prezzo bassissimo, forse sono tra le matite più facili da trovare, perché le trovate anche nei supermercati ben forniti tipo la Auchan, molti corner, anche in molte librerie, insomma sono veramente facili da trovare e hanno una performance speciale. Allora, vi faccio vedere la gamma colori con le matite 36 in scatola metallica. Regalo stupendo ragazzi, si avvicina San Valentino, se avete il fidanzato o la fidanzata che disegna, il marito o la moglie, pensate a questo come regalo perché è meraviglioso, vi sbaciuccherà tutte quante. Se foste mio marito vi sbaciuccherei. Io sono stata felice di ricevere queste matite, pur avendone molte altre, insomma lo sapete, ne ho molte altre, eppure quando le ho riviste, e io ho le mie dell'accademia ormai ridotte in questi a mozziconi, insomma, però le ho ancora, sono nell'astuccio di Enzo, nel tombolino di Enzo. Allora, che dirvi, meravigliose, una gamma di colori stupenda che vanno dal bianco al nero, con nel mezzo l'infinità del mondo che ipnotizza tutti noi che amiamo disegnare. Allora, mi sentite molto trasportata verso questi colori perché sono i colori dei miei studi, i colori della mia accademia, i colori della mia formazione artistica. Sono molto legata agli Stabilo Aquacolor e vi giuro, non ve ne parlo così perché me li hanno mandati. Proverò su un blocco Anemule, vi parlerò presto anche di questo, mi è stato inviato dall'Anemule ed è un blocco per schizzi, quindi ha una carta liscia, è un leggermente grammato, cos'è, un 170 grammi. Allora proverò anche il bianco,
Innanzitutto facciamo la prova gamma colori, proprio la tabella. Lo vedete? Vediamo se riesce. Eccolo qua. Vedete? Vi faccio capire. Questo è un colore a matita la cui pastosità è talmente fantastica e coprente che si riesce a vedere anche su una carta leggermente avorio. Quindi non ha bisogno. Immaginate sul nero cosa succede. Ve lo farò vedere comunque. Vado direttamente con una apposizione copiosa del colore per farvi vedere proprio la coprenza di un rosa carne. Guardate. E ora vi faccio vedere anche come può essere lavorato per sovrapposizione. Arriveremo sempre al campioncino, però per sovrapposizione. Quindi faremo il rettangolo e andremo. Primo strato leggero, guardate già che bello. Terzo strato, quarto strato, già sta saturando, eh? Quinto strato, guardate quanto è sovrapponibile senza che si formi la cera. Naturalmente non dovete colorare troppo veloci perché il colore è molto pastoso e quindi se no la cera si scioglierebbe. Ma quando mi dite non riesco a togliere i buchi dal foglio, non capisco perché il colore, lo comandate voi. Così approfitto. Ultimo strato. Quando vi accorgete che è l'ultimo strato? Quando la mina comincia a togliere il colore che c'è sotto, eh? Ora, guardate che livello di saturazione ha questa matita colorata, perché ricordiamoci che è una matita colorata, non è un pastello, non è un gessetto, ma è fantastica ed è morbida morbida. Allora, adesso io procedo direttamente andando a tono, perché voglio farvi vedere proprio la vividicità di questi colori. Cioè, guardate con una passata che compattezza, che saturazione, che texture vellutata e che tono vivido. Guardate che vivacità, guardate che coprenza, guardate che bellezza questi colori. Allora, io li ho passati direttamente a tono pieno, quindi ho forzato, di conseguenza le matite le ho veramente messe sotto pressione e creano una leggera polverina quando fate questo lavoro, ma che no, su cui non dovete andare con la mano, ma vi basterà soffiare. Questo è normale nei colori morbidi. Sono dei colori bellissimi e morbidissimi con un carico di pigmento eccezionale che serve nel momento in cui voi poi vogliate, serve quando disegnate, ma serve anche e soprattutto quando poi vorrete usare queste matite come delle matite acquerellabili, cosa per cui sono state progettate, perché adesso vi faccio vedere la magia di questi colori. Siamo pronti? Allora, cominciamo subito. Il blocco purtroppo non è per acquerello. Quindi io bagno il colore e poi lo trascino fuori. Perché mi piacciono queste matite, specialmente per i principianti? Perché a differenza di altre matite acquerellabili,
quando voi passate il pennello, queste matite non vi tradiscono. Diciamo che la carica di pigmentazione del vostro disegno non viene modificata. Cosa succede? Ci sono molte matite sul mercato, anche blasonatissime. Diciamo che quello per le persone che sanno già dipingere con le matite acquerellabili è anche un pregio, no? Però ci sono delle matite che quando voi andate a passare l'acqua fanno virare completamente la potenza del vostro colore. Significa che la parte che acquerellate spande tantissimo, prende il sopravvento sul disegno. Molti di voi mi scrivono: sai Ombretto, ho rovinato il disegno acquerellandolo, perché acquerellandolo è uscito un colore pazzesco. Invece, come vedete, quando acquerello, il tono di queste matite segue ammorbidendosi, non prende il sopravvento sul disegnato, il che significa che sono affidabili e controllabili, che è una cosa fondamentale. Io qua sto dipingendo su un album che non è per acquerello, è un album per schizzo, quindi potrebbe spandere malamente, potrebbe il colore distribuirsi in maniera orrenda. Gran parte del colore lo sta assorbendo la carta, questo è pure vero, però dico, guardate come non cambia. Cioè, se io adesso avessi disegnato una mela e avessi messo su, avessi cominciato ad acquerellare, il tono sarebbe rimasto lo stesso, ma sarebbe cambiata la texture, che da compatta e vellutata, che è la texture del colore, sarebbe diventata acquerellata e quindi più diluita e trasparente, ok? Per intenderci, proprio quello che sto facendo in questo momento. Se invece al momento dello scioglimento del pigmento il colore mi rilascia una pigmentazione esagerata, che per molti colori, ripeto, è un plus, no? Avere molto 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 pigmento solubile, perché basta meno colore. Ma devi essere bravo a saper valutare quanto colore immettere nel tuo disegno. Diciamo che con questi colori potete acquerellare un disegno finito. Voi fate il vostro disegno con le matite colorate, quindi avrete la possibilità di acquerellare dolcemente, cioè di diluire quello che avete fatto. Mentre con matite con un carico di pigmento spandibile eccessivo avreste un surplus di pigmento se foste arrivati a fine disegno. Cosa succede quindi? Che con altre matite dovete passare solamente il bordo e poi spandere il colore. Con queste invece potete tranquillamente portare a termine il disegno. Quindi successivamente, quindi se avete maggiore dimestichezza col disegnato che non col dipinto, andate lisci, capite bene, no? E alla fine acquerellare senza sfalsare le tonalità e la gamma cromatica del vostro disegno. Tra l'altro scioglie non lasciando il segno del colore, quindi tra l'altro il colore si diluisce perfettamente e rimane comunque molto brillante. Molto brillante, ma nello stesso tempo molto molto vibrante. Allora, queste matite io le trovo eccezionali, sono matite acquerellabili, ok, ma io le trovo davvero eccezionali per disegnare a tutti i livelli, dai principianti ai pro, no? A quelli che già, gli artisti, a quelli che già sono molto molto bravi. Però li trovo particolarmente indicati per l'avviamento alla pittura con tecnica con matita acquerellabile, perché sono di facile gestione, di affidabile resa. Non hanno bisogno che voi, oltre al pensiero di capire cosa volete fare acquerellando, dobbiate anche pensare a prima a quello che volete succeda dopo, perché con molti colori nel momento dell'apposizione del passaggio a matita dovete pensare al tono a cui arrivare dopo, quindi fermarvi in tempo. Qui non c'è bisogno, è una cosa che è gestibile, ecco,
è gestibile con una performance veramente, guardate qua, veramente straordinaria. Io mi sto divertendo, ragazzi, già mi sto divertendo a fare rettangolini e già ho in mente 2000 cose che voglio fare con questi colori e naturalmente spero di avere il tempo di farle con voi. Allora, voilà, oramai ve li diluisco tutti, anche il nero, guardate che nero, e guardate che nero anche diluito. Ok, quindi il tono non cambia, non diventa troppo nero, e se voglio posso comunque, basta mettere maggior acqua, diluirlo maggiormente, capito? Insomma, è un bellissimo prodotto, è un prodotto, l'unica accortezza che vi do è nell'immissione del colore, ma questo dipende dalle vostre capacità, però siccome lo sto consigliando soprattutto a chi si avvia al mondo del disegno, ve lo dico, quando colorate, questo è un colore che quindi all'interno ha molte cere, no? Perché è un colore molto grasso, molto compatto, molto vellutato, se noi nella posizione andiamo veloci riscaldiamo la mina, nel riscaldare la mina questi oli, queste cere che lo compongono, che compongono la pasta del colore, la mina, si sciolgono. Può succedere che sciogliendole nella sovrapposizione, se siete troppo veementi, si creino delle zolle dove il colore si compatti. Quella non è colpa del colore. Questo succede con tutti i colori, io ve lo dico perché queste sono matite grasse, quindi uno deve sapere come usarle. Succede perché siete voi troppo avventati nel passaggio. Anche quando passate direttamente a campitura piena, come ho fatto io, non alla forza deve corrispondere una velocità di immissione minore, perché sennò si scioglie il colore e crea appunto la zolla che poi diventa impermeabile sia a sovrapposizione che a diluizione molto spesso. Allora, che dire di questi colori? Costo basso, resa fantastica, diluizione semplicissima, controllo, bellezza dei toni, perché le tonalità sono bellissime e squillanti. Aggiungo solo una piccola cosa che mi è venuta in mente guardando i colori mentre segnavo i numeri. Questi colori sono anche meravigliosi per abituare l'occhio alla scomposizione cromatica. Sono talmente pieni e talmente pregni di pigmentazione e di tonalizzazione che è facile capire i colori che ci sono dentro. Che in questo viola ci sia il blu e ci sia il rosso appare evidente guardando il tono di viola. Quindi, perché vi dico questo? Perché per molti artisti è importante anche educarsi alla composizione dei colori. Molti mi chiedete come si arriva a quel tono, come si arriva a quell'altro tono. Io vi rispondo sempre: guardate, fissate per più di 30 secondi un colore e vedrete che automaticamente al vostro cervello appariranno i colori di cui è composto. Che nel 325 c'è il blu, che nel 335 c'è una componente di giallo, che nel 375 c'è il rosa, insomma è chiarissimo guardandoli. Voi direte, te che lo sai fare, ma io ho imparato a farlo, e ho imparato a farlo anche avendo tra le mani degli strumenti che me lo permettessero. Guardate questo terra di siena bruciato nella sua scomposizione, fa apparire tutti i colori che lo compongono, quindi potrebbe essere anche un esercizio il possedere queste matite per allenarvi a comporre i colori. Per esempio, date il tono a matita e poi cercate di arrivare a quel tono con i primari e i secondari ad olio, i primari e secondari ad acrilico, a tempera, perché il colore è molto chiaro, non è un colore confuso. Ci sono dei colori invece che appaiono all'occhio leggermente più confusi perché magari imbastarditi da delle pastellature o da dei neri, invece qui sono dei toni talmente vividi e talmente belli e talmente chiari che vi permettono anche un esercizio di costruzione di una memoria di tonalizzazione, di una memoria nella creazione dei toni. Mi piacciono un sacco da sempre, mi accompagnano da 25 anni nel mio lavoro, e se devo consigliare un colore
per disegno a secco per tutti li consiglio sicuramente, un colore per disegno acquarellato ovviamente li consiglio a tutti, ma sono interessantissimi per l'avviamento all'acquarellatura perché sono di facilissima gestione. Adesso, per uno di voi si apre la fortuna di ricevere una confezione da 24 colori e matita acquarellabili, quindi lasciate un commento qua sopra, ditemi se queste recensioni vi piacciono, se le trovate utili. Io vi farò vedere comunque queste matite all'opera, forse già ve le ho fatte vedere in passato, ma ve le farò vedere quindi segnalandovi che sono proprio queste, e nell'info box se li trovo lascio anche il link dove poterli acquistare se vi interessa. Ragazzi, questi non sono spot pubblicitari, nel senso andate e comprate, queste sono recensioni che servono a farvi capire il materiale che potrebbe fare per voi. Se vi interessa una matita di questo genere, se avete bisogno di un alleato in una versione acquarellata o nella versione a secco, questi sono degli ottimi colori. Poi potete anche mettere da parte questa recensione per quando finirete tutti i colori e dovete scegliere quello che comprare ex novo. Quindi non è un invito all'acquisto compulsivo, ma è un invito all'acquisto ponderato, cioè comprare un pacco di matite, una confezione di matite, ma comprare le matite buone, quelle che vi possono aiutare ad imparare o a rendere fantastici i vostri disegni. Per idea regalo, le scatole in latta io le trovo meravigliose. Se amate colorare, regalatevela quando vi dovrete fare un regalo o fatevela regalare da chi vi ama. Bene, detto ciò, vi lascio le foto. Ciao! Color, quelle che avete visto usare a me in video sono queste, la confezione da 36 che tengo per me per fare i video per voi naturalmente, e sono bellissime, un range di colori enorme. Io qui passerei le ore a guardare ipnotizzata la gradazione dei colori, ma devo essere sincera, per tutto il mio corso dell'accademia ho avuto queste con la custodia in cartoncino che ho buttato quest'anno dopo quasi 20 anni, perché le matite erano diventate così, queste funzionanti, bellissime, performanti matite. E allora, avete sentito il tono entusiastico della recensione? Non era un entusiasmo forzato, non era un entusiasmo costruito, ma era l'entusiasmo di chi vi mostrava finalmente un prodotto di belle arti ad un costo basso, ad un costo accessibile ai più, e soprattutto un prodotto che performi benissimo. Sono delle matite molto grasse, molto belle, molto ricche, che con un rilascio di colore generoso, intenso. Molto spesso sento molte ragazze chiedere ad alcune che disegnano in modo vivido: che matita hai usato? Bene, lì molto spesso non è la matita, ma è il modo di usare la matita che rende vivido un colore, una tinta. Però sicuramente utilizzando una matita che parte ricca avrete molte più possibilità di arrivare a tono nel minor tempo possibile, con la minor fatica possibile. Le Stabilo Acqua Color sono un top di gamma. Se volete disegnare sia a secco che acquerellato, queste sono delle ottime, ottime, ottime matite. E adesso per uno di voi si aprono le porte della fortuna. Lasciate quanti commenti desiderate qua sotto e incrociate le dita, perché in questa data io estrarrò un fortunato vincitore che vincerà questa confezione di Stabilo Acqua Color. Io ne ho anche un'altra da mettere in palio, che metterò in palio un po' più avanti, ve la conservo.
servo, non vi preoccupate. E allora, intanto per uno di voi, ecco qui, la fortuna sta arrivando. Se questo video vi è piaciuto, corratemi un bellissimo pollice in su, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, fate conoscere Arte per Te ai vostri amici. Sarebbe un grande onore per me se mi raccomandaste proprio voi. Naturalmente solo se pensate che il canale lo meriti. Io vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, il mio canale di cucina e il mio canale di beauty e lifestyle, ma soprattutto vi aspetto sempre, 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 sempre su Instagram. Lì potrete trovare le anteprime dei video, molte stories in cui vi faccio vedere il video in corso d'opera, quindi in anteprima, qualche idea creativa e anche tanto, tanto altro. Bene, basta cianciare, andate a colorare. Noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!